Ecco il pullman che trasporterà 44 migranti in Sardegna. Siamo a Prosecco, al campo scout, oggi la prima delle due giornate settimanali dedicate ai trasferimenti. Chi porta con sé una valigia, chi invece è costretto a chiudere tutto dentro un sacco di plastica. Non solo effetti personali, anche scatoloni di cibo a lunga conservazione vengono caricati sul mezzo. Ecco i migranti, prevalentemente provenienti dal Pakistan, che salgono sul pullman che li porterà nei centri di accoglienza della Sardegna, una delle due destinazioni principali, l'altra è la Lombardia. Le mattine di martedì e giovedì sono gli appuntamenti settimanali per i trasferimenti, con un pullman da 60 posti che raramente parte al completo. Alcuni migranti, come noto, non si presentano. Tra coloro che partono invece c'è la speranza di un futuro migliore, come per il richiedente asilo Navid. 44 persone, sì, siamo 44. 44 persone che adesso verranno trasferite in Sardegna. What's your name? My name is Navid Anjom. Anjom Navid. Per Navid la vita in Pakistan era troppo difficile, un paese non sicuro che lo ha costretto insieme a tante altre persone a emigrare, scegliendo proprio l'Italia come meta. Sono arrivato qui da 15 giorni, sì, circa due settimane. I'm from Pakistan. Vengo dal Pakistan e sono venuto in Italia perché qui c'è gente che ci aiuta, è un paese sicuro, il mio paese invece sicuro non è. Vuoi lavorare? You want to work? Yeah. Certo, sì, certo che voglio lavorare. Which is your job in your country? I have a taxi. Il tassista, sì, guidavo il taxi. Un tassista, quindi, che faceva questo lavoro nel suo paese. And in Italy, do you want to become a taxi driver? Sì, certo, vorrei fare il tassista o comunque guidare quello che so fare. So, good luck. Good luck. Thank you very much. Poco dopo le 8:30 il pullman è partito assieme a tutti quei migranti che hanno trovato accoglienza e un tetto sopra la testa. I trasferimenti sono fondamentali per alleggerire la situazione a Trieste e liberare altri posti nel circuito dell'accoglienza. A preoccupare davvero però è la situazione in Porto Vecchio. I servizi della nostra emittente hanno più volte documentato il racket dei migranti gestito da alcuni afghani e da bande nordafricane in quei magazzini dell'antico scalo di cui si attende lo sgombero.